a tutti. Benvenuti al webinar La digitalizzazione degli appalti pubblici nel nuovo codice dei contratti, articoli 19-25. Si tratta del primo di 10 webinar che compongono il percorso formativo La digitalizzazione integrale del ciclo dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici. Questa attività è un'attività formativa che è stata realizzata dal MIT, IFEL, IFEL Fondazione ANCI, Itaca e SNA in collaborazione con ANAC, CONSIP, il tavolo dei soggetti aggregatori regionali e la rete degli osservatori sui contratti pubblici. La proposta formativa del Piano Nazionale di Formazione per la Professionalizzazione dei RUP è programmata in coerenza con la strategia professionalizzante in attuazione agli obiettivi previsti. I destinatari del percorso sono prevalentemente tutto il personale delle stazioni appaltanti di ambito centrale, regionale e locale. Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno seguito tutto il percorso in modalità sincrona o asincrona, quindi almeno l'80% del percorso, potranno sostenere un test di autovalutazione al superamento del quale avranno l'attestato di partecipazione all'intero percorso complessivo della durata di 20 ore. Siete tantissimi, tantissimi gli iscritti a questo percorso, per questo rappresentiamo che sarà possibile fruire della registrazione di questo webinar a partire dalla giornata di domani, quindi 24 ore dopo, e contestualmente verranno pubblicati i materiali didattici che accompagnano il webinar. A ciascun webinar, come vedete, possono prendere parte fino a 1000 partecipanti. Gli altri non avranno nessun problema perché la partecipazione alla diretta sarà allo stesso modo attestata all'interno della piattaforma di progetto attraverso la visualizzazione in modalità asincrona. Alcune indicazioni prima di presentarvi i relatori di oggi. Nella sezione domande e risposte potrete porre i vostri quesiti. Vi rappresentiamo che sarà nostra cura raccogliere tutte le domande e condividerle con tutti i relatori del percorso, quindi con i relatori che ringrazio di essere oggi qui, ma anche con tutti quelli che seguiranno, perché essendo un percorso articolato e strutturato in modalità caratterizzata secondo i diversi aspetti della tematica, potranno comprendere, rappresentare, condividere e restituire quelle che sono le vostre necessità. Data la numerosità, vi chiedo una gentilezza, mi rivolgo ai partecipanti, vi chiedo la gentilezza di rappresentare dei quesiti, delle domande, delle riflessioni che vi hanno coinvolto, utili all'intera comunità dei RUP che si trova ad affrontare questo percorso, quindi che siano di beneficio per l'intera comunità di riferimento. È un percorso formativo significativo, è un percorso formativo che vuole essere l'occasione per mettere a disposizione un supporto di carattere operativo a quelle che sono le necessità delle stazioni appaltanti. Do il benvenuto ai relatori di oggi, che ringrazio di essere con noi e che vado a presentare. C'è la consigliera Anna Corrado, buongiorno consigliera, magistrato amministrativo, esperta del Ministero delle Infrastrutture del MIT. La dottoressa Stefania Dota, buongiorno dottoressa Dota, vice segretario generale di ANCI. Il dottor Gaetano Palombelli, responsabile area istituzionale delle province di UPI, il dottor Paolo Fossato, dirigente dell'area territorio per le regioni, e la dottoressa Maria Teresa Massi, funzionario del comune di San Benedetto del Tronto, esperta PNRR Academy. Gentilissimi, grazie, grazie di aprire questo percorso con noi. Io vi rappresento i ringraziamenti da parte dei partecipanti e di tutto il gruppo di lavoro e lascio la parola alla consigliera Corrado che inizierà il percorso di oggi. Grazie a tutti e buon webinar. Grazie, grazie dottoressa Verrelli e buongiorno a tutti. Io volevo avviare questa introduzione, questo mio intervento facendo un piccolo riferimento proprio alle norme che hanno portato alla digitalizzazione dei contratti pubblici, che è una grandissima novità di questo codice e anche una novità per le amministrazioni, certamente per tutte le stazioni appaltanti che si sono trovate a dover chiaramente attivare una modalità non solo tecnica ma anche sicuramente amministrativa differente di operare, un modo di operare diverso.
Perché la digitalizzazione dei contratti pubblici? Innanzitutto io partirei dai principi della delega, la legge 78 del 2022, che all'articolo 1,2 lettera M proprio ha introdotto un principio particolare, proprio speciale in questo senso, prevedendo la riduzione, la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Quindi la legge delega ha proprio previsto la digitalizzazione di tutte le procedure. Altro, sicuramente il nuovo codice è stato anche in qualche modo ha seguito le milestone di riferimento che c'erano su questo, sul fronte della digitalizzazione dei contratti pubblici, e in particolare una milestone ha segnato proprio in qualche modo i lavori della commissione insediata dal Consiglio, presso il Consiglio di Stato, e che ha portato a questo, al nuovo codice dei contratti pubblici, e la milestone M1C175, che fa riferimento al pieno funzionamento del sistema nazionale di procurement, e questa milestone, lo sapete tutti, scadeva il 31 dicembre 2023. Da questa milestone, lo dico perché diciamo, è un po' una novità, è gemmata un'altra milestone che viene chiamata, è stata individuata come 75 bis. È una milestone molto importante che è stata ideata, immaginata per sostenere il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, ma anche a sostegno delle competenze digitali, per acquisire competenze digitali, e a supporto della digitalizzazione dei contratti pubblici. È una milestone che fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sta certamente porterà una serie di attività importanti, formative, di supporto proprio per acquisire questa digitalizzazione. Altro dettaglio, diciamo in qualche modo, che voglio un po' ricordare in via preliminare, è che il codice 36 del 2023 è partito da un'esperienza già fatta dal Paese in tema di digitalizzazione. Il codice del 2016, il decreto legislativo 50-2016, già prevedeva delle norme in tema di digitalizzazione. Immaginiamo, sicuramente faccio riferimento all'articolo 44, proprio rubricato digitalizzazione delle procedure, il cui DM attuativo però è arrivato solo nel 2021. DM 148-2021, che comunque faceva riferimento alla digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Infine, avevamo articolo 58, procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazioni. E passiamo al nuovo codice. Il nuovo codice, decreto legislativo 36 del 2023, i cui principali obiettivi sono, in tema di digitalizzazione, semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti, giungere ad avere una qualità e una tempestività di dati, una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni, l'attuazione del principio dell'unicità dell'invio e del luogo di prima pubblicazione, e il monitoraggio tempestivo del mercato e prevenzione dei fenomeni distorsivi. Il codice quindi dei contratti presenta gli articoli, 18 articoli in tema di digitalizzazione, e prevede proprio la digitalizzazione di tutte le fasi. Chiaramente è un processo complesso, è un grande cambiamento, c'è bisogno di comprendere questo cambiamento, quindi questa grande novità. Bisogna anche immaginare di fare le attività amministrative in modo diverso, in modalità digitale, e chiaramente il regime porterà un grande beneficio. E consapevoli proprio di questo sforzo, di questo grande cambiamento del Paese, è stato previsto già con il codice, è stato previsto un tempo più lungo per l'entrata in vigore, per l'efficacia delle norme, proprio per consentire a tutti di incominciare a comprendere le novità recate da questa nuova digitalizzazione, che non è una digitalizzazione fatta per fasi come l'avevamo prima. Avevamo per esempio fino a gennaio scorso una digitalizzazione della fase dell'affidamento in particolare. Oggi invece il nuovo codice introduce il tema del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, articolo 21,1. Si tratta di un ciclo di vita che riguarda tutte le fasi del contratto, quindi partendo dalla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
Il ciclo di vita del contratto pubblico, dei contratti pubblici, è inteso come l'insieme di tutte le attività che si susseguono, quindi dalla programmazione alla definizione del fabbisogno e fino alla completa esecuzione del contratto stesso. Altro tema importante, altro concetto nuovo, è quello dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, articolo 22. È strettamente connesso a quello del ciclo di vita digitale ed è costituito dalle piattaforme, dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che fanno capo alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e alle piattaforme interoperabili che devono utilizzare le stazioni appaltanti. Quindi tutte le attività svolte riguardanti l'intero ciclo dei contratti dovranno essere espletate attraverso l'utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili, perché solo così si produce sia la produzione di dati e lo scambio degli stessi tra le banche dati. Sapete, un'altra novità importante è costituita dall'articolo 19, che contiene dei principi. Tra questi, io penso che l'unico principio a cui dobbiamo innanzitutto fare riferimento è il principio del one soul, il principio che troviamo all'articolo 19,2, cioè secondo cui ciascun dato è fornito una sola volta e a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. A questo punto io volevo proprio sottolineare uno sforzo che è stato fatto con questo codice di semplificare anche l'attività delle amministrazioni. Voi sapete benissimo che in tema di contratti pubblici avete degli obblighi di comunicazione, avevate degli obblighi di comunicazione e degli obblighi di pubblicazione. Con il nuovo percorso che viene immaginato dal nuovo codice si semplifica questa attività, per cui mano a mano che si fa la procedura di gara si comunicano all'ANAC, alla banca dati di ANAC, le varie informazioni, i vari dati, si completano anche, si soddisfano anche altri adempimenti. Quindi naturalmente si evita di fare una duplicazione di attività. E questo è stato molto importante per rendere la vita più semplice all'amministrazione. Altro tema importante, i nuovi strumenti. Quali sono i nuovi strumenti della digitalizzazione? In primo luogo la PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, prevista dall'articolo 50 ter del Codice per l'Amministrazione Digitale. Questa piattaforma semplifica la conoscibilità dei dati a disposizione delle pubbliche amministrazioni. È importante, si tratta di un'infrastruttura tecnologica. Dopo, alla conclusione del mio intervento, vi mostro una slide che vi fa comprendere da immediatezza, un'immediata visione del nuovo ciclo del contratto pubblico, quindi fa comprendere bene, vedete anche qui, l'avete ora, è stata, spero che la vediate tutti, al centro di questa visione digitale trovate la PDND, che è la nuova piattaforma, che è una piattaforma, un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante un accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. Altro importante, altro strumento è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che comunque già conosciamo perché già operava, e il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che già dal 2021 siete sicuramente conoscete, perché e oggi consente la verifica dei requisiti di partecipazione attraverso l'interoperabilità delle banche dati. Centrale in tutto questo per le stazioni appaltanti, chiaramente l'utilizzo di piattaforme interoperabili, articolo 25 e 26. Ci sono al centro del nuovo sistema di procurement, quindi, oltre ai servizi messi a disposizione della banca dati, ci sono le piattaforme di approvvigionamento digitali interoperabili che dovranno utilizzare per svolgere le attività previste e realizzare così il ciclo di vita digitale dei contratti. A tal fine, queste piattaforme dovranno interagire con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nonché con i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati. L'articolo 25 disciplina appunto l'utilizzo delle piattaforme e prevede anche che i soggetti che non sono dotati di una propria piattaforma
possono avvalersi di piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori. Infine, sapete bene che c'è c'è il registro delle piattaforme certificate dall'AGID e sono piattaforme che interagiscono con la banca dati e con la piattaforma contratti pubblici di ANAC. Mi avvio alla conclusione del mio intervento e volevo appunto fare qualche commento su questa slide. È una slide che è stata predisposta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, è una slide che racchiude molto bene tutto quello che accade oggi in questa visione digitale dei contratti pubblici ed è sicuramente un'attività che sarà implementata via via, perché la parte dell'esecuzione sicuramente dovrà ancora essere implementata con collegamento ad altre banche dati specifiche. Una cosa importante, al centro trovate la piattaforma digitale date, sotto trovate le piattaforme di procurement, sotto ancora le stazioni appaltanti e gli operatori economici. La piattaforma digitale nazionale dati chiaramente si consente l'accesso alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, dove ci sono tutte le sezioni che già conoscete certamente e che vi consentono di operare in digitale. Quindi le sezioni importanti per noi sono in particolare poi la piattaforma dei contratti pubblici e il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Sulla sinistra vi trovate indicate le piattaforme per la pubblicità, c'è la piattaforma unica per la trasparenza e anche quella del sistema di pubblicità legale. È fondamentale, sapete che con la nuova disciplina dal 1 gennaio non c'è più la pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale, ma la pubblicità, gli effetti giuridici della pubblicità legale decorrono dalla piattaforma, dalla pubblicazione del bando e degli atti sulla piattaforma Valore Legale di ANAC. Quindi dalla banca dati, da quel momento decorrono gli effetti di legge, quindi si realizza la presunzione di conoscenza degli atti. Una cosa importante che voglio dire subito su questo fronte, sicuramente poi ci saranno altri relatori nelle altre giornate, ma una cosa importante, sapete che la documentazione di gara deve essere resa disponibile attraverso un link. È importante che questo link contenga, da quando viene pubblicato, il collegamento con la documentazione di gara, perché la mancata disponibilità, messa a disposizione di questa documentazione di gara, può incidere sulla legittimità della procedura. Quindi è fondamentale che ci sia una corrispondenza, ci sia un collegamento. Ultimo riferimento, ultimo elemento che volevo indicare è: a destra vi trovate tutte le stazioni certificanti, le amministrazioni certificanti e il fascicolo dell'operatore economico, il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Su questo fronte, vi sarà detto durante le lezioni, chiaramente il dato importante che è emerso, vedete, ci sono tutti i certificati che devono essere acquisiti e le amministrazioni che devono mettere a disposizione certificati attestati. Ma la cosa fondamentale che va detto è il livello, la differenza di maturità delle banche dati per operare in digitale. Quindi naturalmente ci si ritrova con delle banche dati che non hanno il livello, la prontezza per operare in digitale, e chiaramente questo inciderà sulla possibilità di accedere direttamente a queste banche dati. Sicuramente poi sarà il tema di discussione di altri. In conclusione, voglio sicuramente spendere qualche parola anche, di supporto a questo. Allora, innanzitutto, questo ciclo di webinar molto importanti, perché effettivamente consentiranno di conoscere meglio tutti i processi, tutta la procedura digitale, come è stata immaginata e realizzata poi tecnicamente soprattutto. È un processo complesso, un grande cambiamento per il Paese. Certamente, tra l'altro, questa attività amministrativa, quella legata ai contratti pubblici, è il primo grande esperimento che stiamo facendo come Paese per questi cambiamenti, verso questo cambiamento e questo modo di operare in digitale che ormai rappresenta il futuro. Quindi, secondo me, è importante anche molta collaborazione da parte di tutti, proprio per in qualche modo risolvere le problematiche che il digitale pone, che sono problematiche tecniche e giuridiche. Quindi io sto imparando a conoscerlo un po' alla volta e mi rendo conto che sicuramente è un processo
che richiederà un po' di tempo, non è un processo che si potrà risolvere in poche settimane, in pochi mesi, ma sicuramente miglioreremo sempre di più ed è in qualche modo ci portiamo avanti anche per le altre attività amministrative, perché la digitalizzazione rappresenta comunque il futuro e non possiamo sottrarci. Quindi penso che è importante questo lavoro che si sta facendo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Corrado. Grazie a lei. Rappresento intanto che i materiali didattici rispetto a quello che ci chiedevano i partecipanti, dove ci sono le slide, verranno condivise in piattaforma e il video egualmente entro le 24 ore della giornata di domani lo troverete sulla piattaforma di progetto. A valle dell'incontro del consigliere Corrado lascio la parola alla dottoressa Stefania Dota, vice segretario generale di ANCI. Dottoressa Dota, prego, a lei. Grazie al consigliere Corrado, grazie a IFEL di aver organizzato questo primo webinar. Saluto i colleghi Palombelli, Fossati di UPI e delle regioni e l'esperta Maria Teresa Massi che poi continuerà diciamo il percorso più tecnico già avviato dalla consigliera Corrado. Non mi ripeto rispetto alle norme che già sono state puntualmente introdotte dalla consigliera Corrado, né voglio diciamo puntualizzare quanto è stato complicato e complesso il primo avvio di questa fase relativa alla digitalizzazione degli appalti pubblici, perché entrerà nello specifico poi la dottoressa Massi. Voglio invece testimoniare l'impegno di ANCI affinché questo processo andasse a buon fine. E ringrazio, oltre al Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche ANAC, perché devo dire che nonostante le difficoltà e le criticità, come dire, anche immaginabili, vista la portata storica, diciamo, di questo processo relativo appunto ad un'unica infrastruttura per un'unica infrastruttura tecnologica che alimentasse tutto il sistema relativo appunto agli appalti pubblici. Nonostante questo c'è stata una grande collaborazione, sinergia, dopo una lettera di ANCI nazionale ad ANAC, il presidente Busia, è stato istituito immediatamente un tavolo tecnico per cercare di risolvere anche con Consip i principali problemi che i comuni e le altre stazioni appaltanti ci segnalavano, così come collaborazione c'è stata con i soggetti aggregatori regionali. E oggi siamo qui proprio per avviare quel processo di formazione che anche nei tavoli tecnici è stato richiesto come momento essenziale per poter interpretare al meglio questa riforma epocale. E in questo tavolo tecnico con ANAC si è cercato di individuare non solo le criticità, ma di individuare un metodo di lavoro congiunto che spero continuerà a dare buoni esiti e che appunto ha nell'immediato risolto una delle problematiche maggiori di cui credo poi vi parlerà Maria Teresa Massi, la dottoressa Massi, cioè vista la difficoltà delle piattaforme certificate rispetto a, diciamo, nell'immediato, il 1 gennaio 2024, rispetto agli affidamenti fino a 5.000 euro. Ricordo che grazie al lavoro delle associazioni, grazie appunto ad un impegno assunto da ANAC immediatamente in collaborazione con il MIT per venire incontro a tutte queste difficoltà, è stata attivata e sarà attiva
fino al 30 settembre 2024 appunto anche la piattaforma web sul sito di ANAC in, come dire, in combinato disposto con l'utilizzo delle piattaforme certificate. Perché vi racconto questo? Perché ovviamente non è stato solo questo il primo problema, ce ne sono stati altri, è giusto anche darne conto, oltre che della collaborazione istituzionale, giusto anche dar conto di quelle che sono state le criticità emerse soprattutto nella primissima fase di attuazione di quelli che sono appunto gli articoli da 19 a 25 del nuovo codice degli appalti, di cui poi vi parlerà più diffusamente la dottoressa Massi. Voglio approfittare peraltro della presenza numerosissima, il che vuol dire che abbiamo colto nel segno quando ai tavoli chiedevamo di affiancare al metodo di una collaborazione costante sul tema con tutti i soggetti interessati anche quello di una formazione puntuale per tutti i responsabili unici del procedimento, anche perché lo ricordava la consigliera Corrado, anche la formazione è una milestone del PNRR e la formazione sugli appalti pubblici, proprio perché le riforme vanno accompagnate. E dunque il fatto che siete così numerosi vuol dire che c'era effettivamente un bisogno di essere informati e in questa mia breve introduzione vorrei anche darvi ulteriori elementi rispetto all'attuazione del codice degli appalti che spero poi siano anche sviluppati dalla dottoressa Massi. Come associazione rispetto all'introduzione dei nuovi principi fondamentali che sono tutti collegati poi alla digitalizzazione degli appalti, più importante i principi li ha ricordati la consigliera Corrado, io ricordo appunto il sistema delle qualificazioni delle stazioni appaltanti e anche lì rispetto al nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, delle centrali uniche di committenza, ricordo il lavoro sinergico che è stato fatto e l'accompagnamento costante che ANCI ha fatto rispetto a questa nuova modalità di gestione degli appalti pubblici. Ricordo che gli ultimi dati di ANAC dicono di circa 3.570 già stazioni appaltanti qualificate, di cui 1.400 comuni, che se sommiamo unioni, province di cui dirà successivamente il collega Palombelli, soggetti aggregatori già qualificati, soggetti aggregatori regionali già qualificati dalla norma stessa insieme alle unioni dei comuni che sono molto attive sui territori rispetto e sono anche queste già molto numerose rispetto appunto alla funzione di centrali di committenza qualificate rispetto ad altre stazioni appaltanti. E se appunto guardiamo i dati di ANAC e il complesso sistema che si va delineando, possiamo essere fiduciosi di poter continuare ad investire anche su questa linea della qualificazione, anche qui con processi di formazione che consentano sempre più di essere edotti rispetto a quello che attende la stazione appaltante. Così come voglio ricordarlo, visto che ieri è andato in gazzetta l'ultimo decreto legge sul PNRR, voglio ricordare lo sforzo che ha fatto il Ministero nella persona del capo dell'ufficio legislativo, Elena Griglio, rispetto alla problematica enorme che si è creata sulla convivenza
all'interno del codice degli appalti di alcune norme del DL, diciamo di semplificazione del 77, del 76, appunto norme di semplificazione per gli appalti PNRR, che con circolare, poi confermata anche da alcune sentenze dei giudici amministrativi, una circolare del MIT appunto ne ha confermato la specialità e quindi diciamo la reviviscenza anche in regime del nuovo codice degli appalti, però unicamente ovviamente per le norme richiamate dal codice degli appalti all'articolo 225,8. Perché dico questo? Perché c'è di nuovo una estensione nel nuovo DL PNRR anche ai progetti che non risultino più finanziati dal PNRR, c'è un'estensione dell'applicazione di queste norme anche appunto ai soggetti che non saranno più finanziati dal PNRR. Questo lo voglio dire nel caso in cui ci siano RUP che gestiscono progetti PNRR in questo, collegati in questo momento a questo webinar. Così come ricordo il supporto che si sta dando congiuntamente e le risposte che il servizio tecnico del Ministero, che invito a consultare, sta dando e che noi come associazione diciamo rilanciamo costantemente rispetto ad alcuni temi specifici e ad alcune problematiche che, come tutte le riforme, vengono fuori nella loro attuazione. Faccio riferimento ad una circolare recentissima, quella del 2 marzo del 2024, sugli affidamenti diretti e sulle norme che devono o meno applicarsi del decreto legislativo 36/2024, in particolare quelle sul costo della manodopera o dell'obbligatorietà dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche gli affidamenti diretti, ma la risposta è negativa, diciamo così, l'anticipo rispetto ad un quesito che può venire. Quindi fondamentale in questa fase il supporto che Ministero, ANCI, Conferenza delle Regioni, UPI, tutto il sistema può dare rispetto a questo processo riformatore che, ricordo, è solo agli inizi. E quindi come direbbero illustri commentatori, il risultato diciamo andrà testato e accompagnato, proprio perché si tratta di una riforma molto impattante sull'organizzazione e la gestione di un processo importante come quello degli appalti pubblici. Grazie, forse mi sono dilungata troppo, vi chiedo scusa, però era importante che dessi queste informazioni a tutti i responsabili unici del procedimento collegati, perché è molto legata a quanto andremo a fare nei prossimi mesi. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie dottoressa Dota, grazie a lei. No, assolutamente era importante e quindi volentieri diciamo l'abbiamo ascoltata, e un minuto in più per credo che per tutti i partecipanti non sia assolutamente un problema, anzi auspicabile. Passo a questo punto, dopo l'intervento della dottoressa Dota, con piacere passo la parola al dottor Palombelli. Dottor Palombelli, buongiorno, grazie anche a lei di essere con noi oggi come responsabile dell'area istituzionale per le province. Quindi chiedo a lei diciamo di condividere anche a valle dell'intervento della dottoressa Dota un momento con noi su questo tema importante. Prego. Grazie, grazie a IFEL per l'invito a partecipare a questo primo incontro sul di webinar sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, che è uno dei temi centrali della riforma dei contratti pubblici. È un'attività che IFEL sta organizzando insieme a Itaca, MIT, SNA, con l'ausilio e la collaborazione di ANAC e CONSIP, quindi di tutti i soggetti che stanno seguendo l'attuazione della riforma, e che rappresenta, a mio modo di vedere, un momento importante per accompagnare proprio il processo di applicazione e di attuazione della riforma, nella quale siamo impegnati come sistema delle province.
La riforma, come è stato detto benissimo dalla consigliera Corrado e anche da Stefania Dota, è una riforma che è importantissima, una riforma abilitante prevista dal PNRR. Ha cercato di affrontare il tema dell'attuazione di alcune norme del codice degli appalti, del decreto 50, che non erano state attuate, e mira a qualificare il mercato degli appalti pubblici sia dal lato delle stazioni appaltanti sia dal lato degli operatori economici, quindi di far fare un salto di qualità al sistema degli appalti pubblici. È una riforma impegnativa che comporta, diciamo, un cambio di passo anche del sistema, soprattutto riguardo al tema della digitalizzazione. A valle dell'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza delle province si sono subito attivate per la qualificazione a partire dall'avvio del nuovo sistema di qualificazione. 86 province su 86, sia nelle regioni a statuto ordinario sia regioni a statuto speciale, si sono qualificate per gestire appalti per le proprie strutture e per gestire appalti anche sulla base della domanda degli enti del territorio. Queste 86 stazioni appaltanti o centrali di committenza delle province sono convenzionate con oltre 2.000 comuni e enti locali del territorio, quindi un quarto dei comuni del territorio italiano, oltre un quarto dei comuni italiani si avvale di queste stazioni appaltanti. Da cosa che abbiamo visto, non sono dati nostri, sono dati che sono disponibili sul portale dell'ANAC, che nel 2023, proprio sulla base di questa sinergia fra appalti nostri, appalti PNRR sull'edilizia scolastica e appalti gestiti per conto dei comuni, c'è stata una grande aumento dei contratti e degli appalti gestiti dalle stazioni appaltanti provinciali, fino ad aggiungere la cifra di 9,4 miliardi di euro contro i 4 miliardi di euro del 2019. Quindi il 19 è epoca pre-Covid, però c'è stato poi l'anno 2020 di complicazione per tutto il sistema, e poi c'è stato comunque un decollo, una moltiplicazione delle attività di queste strutture a seguito degli impegni che sono stati chiesti alle strutture che gestiscono in modo professionale gli appalti pubblici. Con il passaggio alla digitalizzazione, dal 1 gennaio 2024 diventano efficaci. A partire da quest'anno le norme sulla digitalizzazione, abbiamo registrato una difficoltà nella gestione degli appalti, perché, come ben si diceva nelle due relazioni introduttive, passare da un sistema in cui c'era una sola sistema di accesso al monitoraggio degli appalti, il SIMOG di ANAC, a un sistema in cui ci sono più piattaforme certificate che interoperano tra di loro per gestire il nuovo ecosistema degli appalti, che è stato ben descritto anche nella slide che è stata mostrata all'inizio del webinar. Non è facile, cioè, perché il sistema diventa più complesso, molto più ambizioso, perché vuole digitalizzare tutto il ciclo degli appalti, sia lato stazioni appaltanti sia lato operatori economici, perché anche tutte le informazioni relative alle imprese sono soggette alle regole della digitalizzazione, e anche quindi la possibilità di verifica dei requisiti degli operatori economici avviene tramite la consultazione delle banche dati e il fascicolo virtuale dell'operatore economico. Dai dati che abbiamo, nei primi 2 mesi del 24 c'è stato un rallentamento dell'attività di gestione degli appalti pubblici rispetto all'anno precedente, ai 2 mesi del 23. Ovviamente, con l'entrata in vigore del nuovo sistema, tutti hanno dovuto cercare di adeguarsi, capire qual era la piattaforma da utilizzare, cercare di adeguare i sistemi
informativi al proprio interno, e questa cosa ha creato, diciamo, una complessità, ha creato un rallentamento nella gestione degli appalti. E per questo noi, insieme all'ANCI, insieme alle regioni, in cabina di regia abbiamo chiesto che ci fosse un accompagnamento, un supporto alle attività delle stazioni appaltanti affinché tutti fossero messi in condizione di operare bene per far decollare la gestione degli appalti con le nuove procedure e facendo in modo che tutte le stazioni appaltanti fossero adeguate ai propri sistemi. Ci stiamo sforzando all'interno del nostro sistema di dare il supporto, credo che questa attività che stiamo concependo insieme con tutte le altre istituzioni competenti possa fornire il supporto necessario per superare le difficoltà che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza stanno gestendo attualmente. Noi faremo di tutto per fare in modo che questo accompagnamento porti a fare in modo di realizzare gli obiettivi del nuovo codice, perché l'obiettivo di rendere funzionale la gestione degli appalti, rendere trasparente la gestione degli appalti, fare in modo che il sistema pubblico acquisti meglio e faccia e dia delle risposte, diciamo, migliori ai cittadini e ai territori, e credo che sia un obiettivo che tutti quanti dobbiamo perseguire collaborando secondo le regole che ci siamo dati. Quindi grazie a tutti per aver accolto l'invito a partecipare a questa formazione e auguro a tutti buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, dottor Palumbelli. Grazie a lei, grazie a voi tutti, insomma, ma soprattutto ai partecipanti che ci seguono e che ci restituiscono comunque anche uno spaccato legato alla capillarità e alla territorialità di questo percorso. Dottor Fossati, lascio a lei la parola a valle dell'intervento del dottor Palumbelli per le regioni. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio IFEL, il Ministero, Itaca e la SNA per l'organizzazione di questo evento. È evidente che da tutto quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, la formazione è il banco di prova e la sfida che ci aspetta per i prossimi anni, nel senso che gli obiettivi che ci ha posto il PNRR hanno evidenziato la necessità che le pubbliche amministrazioni aggiornino i propri strumenti per essere attori nella società di oggi, ma anche nel contesto internazionale di oggi, e per far sì che lo Stato italiano, le pubbliche amministrazioni possano agire su un piano che non è più soltanto nazionale ma anche internazionale. È chiaro che la digitalizzazione è diventato quindi, partendo da un'analisi generale globale, un momento fondamentale della trasformazione e della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. Non dobbiamo infatti dimenticare che la quota di prodotto interno lordo che è interessata, che è riconducibile al sistema dei contratti pubblici. Quindi la formazione è senz'altro lo strumento principe che regioni, comuni, province e Stato devono utilizzare per venire in tempi più brevi possibili, ma efficacemente, alla trasformazione che è ormai necessaria per favorire l'efficienza del sistema nella sua globalità e per cercare di dare risposte anche alle esigenze di trasparenza e di competitività dell'intero sistema.
nazionale. Le regioni in questo quadro sono state sempre molto attive. Noi come conferenza, soprattutto tramite Itaca, ormai da anni siamo al dentro e forniamo servizi alle stazioni appaltanti per procedere alla modernizzazione della pubblica amministrazione, per l'adeguamento degli strumenti che la pubblica amministrazione deve avere per spendere efficacemente le risorse di cui è dotata, per raggiungere gli obiettivi che ci vengono imposti o comunque che sono concordati a livello europeo e che sono quindi modernizzazione ed aggiornamento, che sono strumenti essenziali per portare il nostro paese nel solco di quegli obiettivi che l'Unione Europea ci pone, quindi transizione digitale, transizione ecologica. È uno scenario che richiede sicuramente un adeguamento, è uno scenario che richiede uno sforzo da parte di tutti. Come ha detto la dottoressa Toda, come ha detto anche Gaetano, sono anni in cui ANCI, UBI, Conferenza delle Regioni sono chiamati a collaborare con il Ministero, con l'ANAC, al fine di trovare gli strumenti, le modalità più idonee per garantire la trasformazione delle pubbliche amministrazioni. È evidente che la capacità di spesa delle regioni, sia sotto delle regioni e di tutte le stazioni appaltanti, sia sotto il profilo dei servizi, sia sotto il profilo delle forniture, ma soprattutto quello delle opere, è un punto fondamentale della trasformazione a cui stiamo assistendo. È fondamentale perché come abbiamo visto i finanziamenti che sono connessi alla realizzazione del PNRR sono che è diciamo il grande volano dello sviluppo del nostro paese di questi anni. Sono connesse alla capacità, all'efficienza delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi che ci sono stati dati. E quindi in questo panorama diciamo la trasformazione della pubblica amministrazione, anche se richiederà tempo, anche se richiederà uno sforzo da parte di tutti noi, non è obiettivo che possa essere trascurato o mancato. Assolutamente è quindi nella volontà delle regioni, della conferenza di Itaca, di continuare nel cammino intrapreso, nella volontà di collaborare e di essere attori e supporto per le stazioni appaltanti in questo processo che è un processo assolutamente ineluttabile e che è necessario per il raggiungimento di quegli obiettivi di sviluppo, di transizione digitale ed ecologica che oramai il nostro sistema non può in alcuna maniera fallire. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a lei, dottor Fossati. A questo punto, intanto condivido con voi e con i partecipanti che le domande che stanno arrivando nella sezione chat le stiamo raccogliendo e le condivideremo con voi relatori a valle dell'evento di oggi. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Maria Teresa Mazzi. Maria Teresa, grazie di essere con noi oggi. Se puoi condividere le slide per il tuo intervento che rappresenta i partecipanti, saranno messe a disposizione all'interno della piattaforma a partire dalla giornata di domani, appena sarà pronta anche la registrazione. Maria Teresa Mazzi, la dottoressa Mazzi, per chi fosse entrato dopo, è del Comune di San Benedetto del Tronto, esperta PNRR Academy. Maria Teresa, noi lasciamo a te la parola su questa seconda parte del webinar di oggi. Quando vuoi, grazie. Grazie.
Innanzitutto ringrazio i relatori che mi hanno preceduta. Oggi a questo tavolo, come avete avuto modo di vedere, sono presenti tutti gli attori di questo processo importantissimo e strategico, come ha sottolineato la consigliera Corrado, per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese. La consigliera Corrado stessa in rappresentanza del MIT, che è il soggetto istituzionale presso il quale peraltro sono presenti le infrastrutture specifiche che sono sottese al processo di digitalizzazione. Abbiamo le regioni, che sia in qualità di soggetti aggregatori ma anche quali interfaccia in molti osservatori per la fase di programmazione, che è l'aspetto della digitalizzazione che in questo momento è ancora, diciamo così, in capo ai soggetti istituzionali, quindi regioni e MIT. Le province, che hanno costituito il primo, diciamo così, la prima ancora di salvezza per molti comuni non capoluogo che hanno dovuto in questi anni approcciarsi alle procedure di gara con gli obblighi di centralizzazione piuttosto che di digitalizzazione. E poi ci siamo noi IFEL e ANCI soprattutto, io diciamo in rappresentanza dei colleghi delle stazioni appaltanti, che siamo un po' l'anello debole della struttura, nella misura in cui siamo quelli chiamati poi materialmente ad operare sulle infrastrutture stesse, con strumenti e diciamo così risorse non sempre all'altezza dell'impegno e degli obiettivi che ci vengono posti. Ci siamo fatti parte attiva come ANCI, come IFEL, l'ha ricordato la dottoressa Dota, perché era evidente a tutti che questo passaggio improvviso al nuovo sistema avrebbe creato, come di fatto è stato, delle problematiche, perché non tutti partiamo, diciamo così, dallo stesso livello di start. Non tutti abbiamo la capacità di resettare il modo di lavorare con un approccio diverso che è quello richiesto dalla digitalizzazione, perché spesso scontiamo ancora, nonostante l'elevato numero di assunzioni che sono state effettuate negli ultimi 2 anni dopo lo sblocco, diciamo così, del blocco, perdonatemi la cacofonia delle assunzioni, scontiamo ancora un gap di personale presenti negli enti, soprattutto in quelli più piccoli, chiamati spesso a rispondere a esigenze e a stare su tavoli i più disparati, quindi con l'impossibilità a volte di approfondire in maniera verticale una tematica piuttosto che una competenza. Ecco, questo dal 1 gennaio è un ulteriore upgrade che il legislatore e il sistema paese ci chiede. Non è facile, non è assolutamente facile, soprattutto non è facile quando si lavora con l'emergenza quotidiana. Mi permetto in questo caso di diciamo così far emergere tra le varie stazioni appaltanti i quasi 8.000 comuni che sono quelli chiamati ogni giorno a rispondere alle esigenze del cittadino, quindi non hanno spesso la possibilità di rimandare o procrastinare una procedura piuttosto che un acquisto. In questo senso forse ci sono venute un po' dietro le istituzioni scolastiche, che hanno un livello di diffusione sul territorio analogo a quello degli enti territoriali, che anche loro hanno vissuto, diciamo così, forse in maniera più drammatica, perché anche meno abituati, soprattutto nelle strutture amministrative, alla gestione dei contratti pubblici, soprattutto con la complessità e il livello di professionalizzazione che il nuovo codice ha richiesto. E mi riferisco quindi all'ultimo comunicato che ha emanato ANAC lo scorso 27 febbraio, proprio per cercare di risolvere alcune criticità evidenziatesi proprio per quanto riguarda le esigenze degli istituti scolastici. La consigliera Corrado ha, diciamo così, anticipato alcuni contenuti, in questo senso le mie slide saranno un po' anche riepilogative, dimostrando che la digitalizzazione parte da lontano, non è l'ennesimo ce lo chiede l'Europa collegato al PNRR. In realtà il dato, le informazioni, tutto quello che è in qualche modo una lettura dell'attività quotidiana della pubblica amministrazione è un valore.
i dati, le informazioni che noi gestiamo, che possiamo mettere a disposizione di tutti, è un valore. E in questo senso quindi il codice dell'amministrazione digitale, quindi già nel 2005, chiaramente con le varie modifiche che si sono susseguite negli anni, ha inteso sottolineare questo valore, il valore del dato, dell'informazione. E quindi il dato, chiaramente, se rimane in un cassetto scritto su un foglio di carta, è chiaramente non solo inaccessibile, ma anche non utilizzabile e non riutilizzabile a favore di tutti i possibili soggetti interessati. E quindi la digitalizzazione come, diciamo così, traduzione dell'atto, del dato, dell'informazione in possesso di ciascuna e di ognuna delle pubbliche amministrazioni che contribuiscono allo sviluppo del paese e al perseguimento degli interessi pubblici, devono in qualche modo mettere a disposizione tramite i propri strumenti. E in questo senso quindi il primo, diciamo così, la prima infrastruttura, in qualche modo la madre di tutte le infrastrutture, anche questa ben evocata dalla consigliera Corrado, è proprio la piattaforma digitale nazionale dati, quella che dovrebbe in qualche modo fare da collettore di tutti i dati, tutte le informazioni e a questo punto anche i provvedimenti in qualche modo gestiti dai vari soggetti, enti certificatori piuttosto che stazioni appaltanti, appunto, che manifestano, comunque dimostrano come le risorse pubbliche, come la spesa pubblica viene movimentata. Un'infrastruttura importante, tant'è appunto che la sua gestione è stata messa in una struttura specifica presso la Presidenza, in particolare il Ministero delle Infrastrutture. Qual è la funzione quindi della banca dati? È quella appunto di cercare di raccogliere, mettere in interoperabilità questa bellissima parola che abbiamo iniziato a conoscere più di recente, in modo che ogni dato appunto sia dalle amministrazioni certificanti piuttosto che da quelle che devono riusare, e le stazioni appaltanti sono quelle che devono riusare le informazioni detenute dagli enti certificatori, un'infrastruttura appunto che renda possibile il dialogo immediato, l'acquisizione immediata, che quindi azzeri o comunque cerchi di ridurre i tempi per l'accesso alla singola informazione, in una logica chiaramente di aumento della produttività e della capacità di spesa e di spesa buona della pubblica amministrazione. Non potevano questi principi o comunque questi obiettivi non trovare chiaramente poi traduzione all'interno della legge delega, che è stata poi il canovaccio sulla base della quale è stato scritto il codice. E anche in questo caso quindi abbiamo cominciato a leggere quelle che poi sono state le traduzioni operate dalle norme del codice per il processo di digitalizzazione, quindi riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, l'attenzione posta anche qui come dato importante e strategico sulla fase di esecuzione degli appalti, diciamo fase che era stata un po' sottovalutata anche in relazione per esempio al grosso lavoro che è stato fatto sulle procedure di gara, sulla trasparenza e la professionalizzazione delle stazioni uniche appaltanti piuttosto che delle centrali di committenza. Ecco l'importanza che riceve in questa nuova stagione di digitalizzazione anche la fase di esecuzione, e a monte di questa in realtà anche quella della progettazione, che ci vedrà impegnati dal prossimo 1 gennaio proprio per la traduzione anche in questo caso della digitalizzazione come acquisizione o comunque utilizzo di tutti gli strumenti del BIM. Non ultimo, come diciamo così, principio o comunque obiettivo collegato alla digitalizzazione, è quello della riduzione degli oneri documentali e quindi anche economici, anche qui in termini di tempo lavoro speso per produrre i documenti piuttosto che le informazioni che noi stazioni appaltanti chiediamo lato operatori economici, che sono diciamo così il contraltare l'altra faccia della medaglia del processo che ci vede impegnati non senza difficoltà come vedremo. Il corso di cui questa prima giornata costituisce una sorta di introduzione di cappello iniziale
si concentrerà soprattutto quindi sulla parte, diciamo così, degli strumenti e delle regole che dobbiamo applicare per portare a compimento il processo di digitalizzazione, chiaramente partendo dal dato normativo, che è quello che in qualche modo fotografa e circoscrive l'ambito di intervento del processo stesso. I principi importanti anche in questo caso, quindi questo articolo 19 che in qualche modo è un addendum dei primi 12 articoli del codice, perché introduce all'interno del processo di digitalizzazione la definizione di quelle che devono essere appunto le finalità e le modalità di attuazione della digitalizzazione stessa. Perché a fianco all'upgrade, al miglioramento, deve in qualche modo essere portato a casa appunto anche il principio del once only, cioè della trasmissione una sola volta del dato richiesto alla pubblica amministrazione piuttosto che all'operatore economico, in modo da ottimizzare e quindi rendere ancora più efficiente ed efficace l'attività dell'amministrazione stessa. Abbiamo visto che non è chiaramente questo un principio di immediata e facile attuazione, stiamo ancora, diciamo così, combattendo con sistemi che manifestano delle rigidità e quindi anche dei blocchi. Viviamo quotidianamente gli stranianti e a volte avvilenti messaggi di impossibilità di accedere a questo sito piuttosto che di andare avanti con una procedura piuttosto che con uno step amministrativo. Purtroppo è diciamo, la conseguenza di un sistema che è dovuto partire in corsa. Commento spesso che di fatto c'è un collaudo in fase di produzione, ma fatto non con un ambiente di test, ma con un ambiente di servizio. Quindi con noi che quotidianamente, spesso siamo noi stessi che troviamo magari degli errori o dei bug nel sistema, e in questo senso la raccolta delle varie segnalazioni è assolutamente importante. Ci siamo fatti portavoce in un primo, grazie all'apertura di ANAC, o comunque alla collaborazione di ANAC, che ha aperto questo tavolo permanente anche alla presenza di ANCE e di IFEL, di cercare di raccogliere via via tutte le criticità che, ripeto, non possono essere poi il singolo messaggio di errore rimandato dal nostro schermo. Perché? Perché spesso quel messaggio non è indicativo di un problema del sistema, spesso è il nostro browser, il nostro collegamento internet, la modalità con cui abbiamo scritto un dato all'interno di una casella in cui era richiesta appunto l'inserimento di un testo, e quindi la difficoltà abbiamo cercato in qualche modo di raccogliere laddove fosse relativa proprio a un singolo procedimento, un singolo processo, oppure a una tipologia di dato richiesto. C'è stato un primo incontro a seguito del quale ANAC ha pubblicato poi sia una serie di FAQ specifiche, un riassunto di quelle che sono state le risultanze del confronto, diciamo così, del primo confronto sul campo, ma questa è un'attività che, come ben vedrete, dovremo continuare giornalmente, sia lato stazioni appaltanti che lato chiaramente titolari delle piattaforme, gestori delle piattaforme, perché sono loro poi quelli che in qualche modo raccolgono e vagliano questi errori che si creano nella gestione delle schede. L'altra, diciamo così, criticità quindi collegata al processo di digitalizzazione è quello della formazione e soprattutto quella dell'adeguamento delle nostre infrastrutture. In questo senso la modalità di accesso che è stata scelta, o meglio non di accesso ma di autenticazione, che è stata scelta sia da Consip che da ANAC, come vedremo, per consentire agli operatori, quindi agli attori del processo di digitalizzazione, di dialogare con i vari sistemi, con le varie piattaforme e quindi poi anche con le banche dati, quello dello SPID o comunque della carta d'identità elettronica, è stato oggetto di parecchie polemiche e lo è ancora per certi versi. Ma in realtà il problema principale è quello collegato alla necessità di garantire questo processo di digitalizzazione, questo processo di trasmissione e condivisione dei dati in un ambiente che fosse di
un livello di sicurezza adeguato in relazione ai contenuti che su quelle piattaforme transitano. Poi vedremo, si potrà forse, io mi auguro, anche ridiscutere questo approccio, perché probabilmente non tutte le fasi, non tutte le attività che vengono svolte sulla piattaforma piuttosto che sul sito di Consip o in interfaccia web con ANAC, piuttosto che quando trasmettiamo alla TED tramite anche quelle piattaforme, piuttosto che alla piattaforma sulla pubblicità a valore legale, ecco, non in tutte queste fasi probabilmente il livello di sicurezza che ci è stato richiesto con lo SPID 2 o con la carta d'identità elettronica è, diciamo così, adeguato, nel senso che forse, però ecco, è una riflessione su cui si sta lavorando e in certo senso si può lavorare anche con le singole piattaforme, trattiamo dati per i quali la sicurezza deve essere del livello richiesto con lo SPID 2. Però è chiaro che dietro alla sicurezza c'è anche la tracciabilità e quel processo che è anche presente nel 165 e nel decreto sul conflitto di interessi, sul codice di comportamento del dipendente pubblico, il 62 del 2013, dove si parla della necessità di poter in qualsiasi momento ricostruire il processo che ha portato a una decisione piuttosto che a un provvedimento. E quindi, diciamo, la tracciabilità, la identificazione in maniera forte dell'operatore che sta materialmente lavorando in piattaforma, sta immettendo quei dati, sta redigendo quel form, piuttosto che si sta interfacciando con le banche dati, pensiamo al casellario giudiziale, piuttosto che ad altre piattaforme che gestiscono dati particolarmente rilevanti dal punto di vista della privacy, ecco, questo è il corollario, la cornice all'interno della quale si è creata la necessità di dotarci di questi strumenti. Poi si potrà discutere su quanto uno SPID 2, magari pagato materialmente, perché in alcuni casi quel tipo di autenticazione costa, anche se in maniera relativamente economica, debba essere effettivamente totalmente caricato sul dipendente pubblico piuttosto che sull'operatore, piuttosto che studiare sistemi diversi di autenticazione. Ma da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare o comunque di rassicurare i colleghi, perché alla fine lo SPID è un po' la carta d'identità che ci viene chiesta di esibire al momento in cui subiamo un qualsiasi accesso, che sia un ufficio pubblico piuttosto che in un'altra struttura, e penso anche per esempio alle strutture sanitarie. Quindi è evidente, è la nostra appunto carta d'identità, è il documento o l'infrastruttura o il device che ci consente di autenticarci e di tracciare quindi l'attività che dobbiamo svolgere, quale compito di servizio collegato al nostro ruolo all'interno dell'amministrazione. Utilizziamolo, diciamo, con tranquillità, senza tema di chissà quale stortura. Da questo punto di vista vi ho anche riportato appunto quelle che sono le definizioni che spesso sono confuse nei commenti, diciamo così, da chat, perché si parla di SPID 3 quando in realtà attualmente noi stiamo lavorando con lo SPID 2, che corrisponde al livello A03 dello standard ISO/IEC. Anche qui per i processi di identificazione c'è una norma europea riconosciuta che proprio ha classificato gli strumenti di accesso e di autenticazione ai vari sistemi digitali e informatizzati. Questo per, ripeto, cercare poi di trovare una soluzione magari a livello di piattaforme per alleggerire l'utilizzo dello SPID, tornando o aprendo a sistemi più semplici in quelle fasi che non necessitano di un dialogo con le piattaforme o di un accesso o di una condivisione di dati che sono chiaramente oggetto di particolare tutela e devono quindi essere trattati con un livello di sicurezza assolutamente massimo. Altro, diciamo così, principio che troviamo espresso in questi 6 articoli che oggi vedremo velocemente è quello della trasparenza. Quindi con il processo di digitalizzazione
oltre a automatizzare e quindi a trasformare in digitale ogni atto, provvedimento, procedimento, fase della nostra fase di acquisizione, una volta, diciamo così, portato completamente a compimento il sistema di interoperabilità e garantito il principio del once only, dovremmo essere facilitati anche nell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, quindi di condivisione e pubblicazione dei dati che il codice del 33 ci chiama ad effettuare, quale appunto titolari di dati e informazioni che hanno una valenza ai fini dell'accesso civico generalizzato e in ogni caso ai fini della condivisione delle informazioni con tutti i cittadini. Questo perché appunto il principio del once only poi dovrebbe tradursi anche nel principio dell'unico luogo di pubblicazione, come vedremo che ad oggi ha un po' di difficoltà perché comunque richiede un minimo di lavorazione successiva, anche questa purtroppo posta in carico all'ultimo anello della catena della digitalizzazione che siamo noi stazioni appaltanti. Un altro aspetto che volevo sottolinearvi e che aveva già anticipato la consigliera Corrado è il fatto che la digitalizzazione e quindi il ciclo vitale dei contratti parta dalla programmazione, si sviluppi con la progettazione, si ampli con la fase di affidamento e di pubblicazione e poi avremo poi la fase di esecuzione. Questo poi per comprendere che l'utilizzo delle piattaforme e di sistemi, quindi di digitalizzazione della fase del ciclo vita dei contratti pubblici, interessa tutte le stazioni appaltanti, non solo quelle che si sono certificate come stazioni appaltanti qualificate, in grado quindi di svolgere quelle procedure di affidamento che non ricadono dentro i limiti per i quali la qualificazione stessa non è richiesta. Perché appunto il nuovo codice, il codice del 36, non prevede deroghe e abbraccia tutte le fasi del contratto pubblico. Per la programmazione, come abbiamo visto, abbiamo ancora l'interfaccia presso il Ministero e in alcuni casi tramite l'osservatorio regionale. Per la progettazione abbiamo detto dovremo partire dal prossimo 1° gennaio per le progettazioni appunto che partiranno formalmente dopo quella data gli strumenti di modellazione e di progettazione tridimensionale. Per la pubblicazione lo stiamo vedendo adesso con il problema collegato per esempio agli avvisi per le indagini di mercato laddove utilizzate come strumento per individuare gli operatori economici da individuare nelle negoziate nei casi di cui è l'articolo 50,1 lettere C, D ed eccetera. La fase di affidamento chiaramente per quanto riguarda le richieste di offerte piuttosto che l'utilizzo delle piattaforme per la materiale, sbustamento, valutazione e quant'altro e poi la fase di esecuzione con il controllo e il rilascio dell'attestato di eguale esecuzione piuttosto che del collaudo stesso. Tutto questo quindi deve avvenire tramite piattaforme digitali e sistemi interoperabili, per cui vi è l'obbligo anche per, ripeto, le stazioni appaltanti non certificate di dotarsi di questi sistemi, pena l'impossibilità di trasmettere i dati, di pubblicarli e poi soprattutto di condividere le informazioni nell'ambito del sistema integrato della trasparenza. E questo chiaramente è un problema perché non era stata di immediata percezione questa necessità di dotarsi di una piattaforma o di un sistema telematico per la gestione del ciclo vita dei contratti. Il codice prevede pochissime deroghe. Prima la dottoressa Dota ha evocato un recente parere proprio del MIT che era stato sollecitato in realtà a valutare l'incidenza o comunque la portata cogente di alcune norme più impattanti sul piano, diciamo così, dell'aggravamento del procedimento agli affidamenti diretti. È il
parere 2301, se non ricordo male, che trovate sul sito Servizio Contratti Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture, dove sono stati analizzati nello specifico appunto la portata e l'obbligo di applicazione degli articoli 11 sul discorso del contratto collettivo di riferimento per l'operatore economico, piuttosto che l'obbligo di scorporo della manodopera, l'obbligo di garantire il rispetto delle clausole sociali e quant'altro. Dicevo, è un codice che non fa sconti e in questo senso i vari comunicati che si stanno succedendo da parte di ANAC danno il senso di questa difficoltà. Il primo, quella del 10 gennaio, che ha aperto la possibilità di acquisire il CIG in assenza appunto di una piattaforma e peraltro in quel momento anche nella impossibilità delle piattaforme stesse e di Consip stessa di rilasciare in tempi adeguati a quelle che sono le nostre esigenze quotidiane l'apertura appunto all'interfaccia web per l'acquisizione del CIG tramite la PCP e di recente il già citato comunicato del 27 febbraio di ANAC in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, danno l'evidenza di questa impreparazione, certo non per colpa nostra del sistema, a partire immediatamente dal primo gennaio con un sistema che doveva permeare tutte le fasi, tutto il ciclo vita del contratto pubblico. E da questo punto di vista diciamo così, è un vantaggio che la parte della digitalizzazione, la prassi, le modalità operative siano rimaste, diciamo, uno dei pochi, chiamiamoli così, segmenti ancora in capo ad ANAC che può operarvi con quel regime di soft law che abbiamo visto il nuovo codice in realtà ha abbandonato per quasi tutta la parte di attuazione del codice stesso. Ecco, in questo senso diciamo che la competenza di ANAC e gli strumenti operativi che ANAC ha a disposizione, il comunicato, la FAC, piuttosto che la delibera, si prestano ad essere utilizzati con più facilità per aggiustare il tiro e cercare in qualche modo di superare quelle fasi di impasse che sicuramente si sono create e ancora si creeranno nei prossimi mesi per problematiche collegate anche banalmente all'errore umano piuttosto che alla difficoltà dell'infrastruttura di reggere determinati carichi di lavoro nell'unità di tempo specifica. Il tutto però a sistema dovrebbe in qualche modo garantire appunto la possibilità di acquisire le informazioni, acquisire i dati, pubblicare gli avvisi piuttosto che i bandi, gli esiti e quant'altro, garantire l'accesso in maniera immediata alla documentazione di gara, al fascicolo di gara, al fascicolo dell'operatore economico, la presentazione quindi anche delle informazioni richieste all'interno della disciplina di gara con il DEGUE, la presentazione delle offerte, quindi l'apertura, la gestione e quant'altro e, ripeto, in una fase successiva, anche quella del controllo tecnico amministrativo e contabile della fase di esecuzione del contratto stesso. La Banca Dati Nazionale quindi come diciamo così sottosistema della più ampia piattaforma nazionale digitale dei dati prevista dal codice e che abbiamo sentito la consigliera Corrado ci confermava come obiettivo strategico all'interno del PNRR nella misura 1 componente 1 con il codice 75, quindi come sistema che deve in qualche modo guidare tutte le sue estensioni e tutte le sue appendici al fine di garantire la interoperabilità. Lato stazione appaltanti ci sono poi gli obblighi di trasmissione che sono in qualche modo direttamente connessi alla fase di pubblicazione di determinati documenti nella fase di gara, laddove appunto siamo in una procedura aperta piuttosto che in una procedura di rilievo europeo. In tutti gli altri casi invece ci, diciamo così, assistono nella trasmissione di quei dati e informazioni che abbiamo detto sono funzionali alla digitalizzazione e alla messa a sistema, alla messa a disposizione a sistema di tutti gli atti, di tutti i provvedimenti che sono connessi con i contratti pubblici. In fondo stiamo mettendo insieme un sistema che molto più
penso all'analisi a costi standard degli enti locali o ad altri sistemi statistici di raccolta dei dati sulla spesa pubblica. Ecco, questo sarà un sistema che, diciamo così, a sistema, perdonatemi la ripetizione, sarà in grado di fotografare in maniera quasi, diciamo così, scientifica, microscopica, la natura e la qualità della spesa pubblica, molto più di analisi di macroeconomiche che possono essere fatte da studi piuttosto che da altri soggetti. È chiaramente un appesantimento dal punto di vista delle attività quotidiana delle stazioni appaltanti. Facciamo l'esempio del passaggio dallo Smart CIG al nuovo sistema di acquisizione del CIG. Sapevamo benissimo che fino a 40, per affidamenti inferiori a 40.000 era richiesta soltanto l'acquisizione del CIG all'inizio della fase di contrattazione di affidamento o di esecuzione del contratto. Dopodiché, sempre per quei contratti fino a 40.000, a fine anno c'era la creazione del fantomatico file XML, dove riportavamo un po' i dati che il singolo contratto aveva avuto durante l'esecuzione, quindi il soggetto proponente, l'importo liquidato e quant'altro, l'elenco dei partecipanti laddove avessimo fatto riferimento a un viaggio di mercato formale e quant'altro. Ecco, adesso in realtà non c'è una franchigia e abbiamo visto che anche per i microaffidamenti, dove per il microaffidamento c'è questa fascia di 5.000 euro, che è un po' una fascia, diciamo così, considerata di minor rilevanza in termini economici dal punto di vista dell'analisi e quindi anche del monitoraggio, ma che è sicuramente invece la maggior parte, come numerosità, delle attività delle oltre 40.000 stazioni appaltanti che sono attualmente censite nel sistema della piattaforma. Ecco, anche questi microaffidamenti hanno comunque almeno due momenti di pubblicazione, o meglio di trasmissione di dati. Abbiamo visto la D5 come scheda per quanto riguarda appunto la fase di affidamento e di avvio, e la CO2 a conclusione dello stesso contratto, quando abbiamo terminato l'esecuzione, abbiamo terminato e concluso anche i pagamenti, e quindi in qualche modo abbiamo rilasciato l'attestato di regolare esecuzione o comunque la verifica di conformità che quanto svolto dall'aggiudicatario e dall'affidatario corrispondeva all'interesse e comunque alle finalità del contratto stesso. In questo senso, uno dei primi documenti adottati da ANAC nello svolgimento della sua attività appunto di traduzione delle norme in attività operative, in indicazioni, in istruzioni specifiche, è la delibera 261, che contiene al suo interno la traduzione in corrispondenza delle fasi che abbiamo visto di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione e controllo, la raccolta di tutti i dati e le informazioni che appunto sono ritenuti necessari ed essenziali ai fini poi del monitoraggio e della condivisione verso ANAC tramite gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere in questi due mesi, che sono appunto le ANAC Form, queste schede che servono appunto a raccogliere i dati ritenuti rilevanti in relazione alle diverse fasi, la preinformazione, la pianificazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e quant'altro, ai fini appunto del rispetto degli obblighi di trasmissione previsti in questa delibera. L'altro strumento importante, lato sia operatori economici che stazioni appaltanti, è il nuovo fascicolo virtuale dell'operatore economico, che, come abbiamo visto in quella slide che ci ha messo a disposizione la consigliera Corrado, dovrebbe a sistema, anche in questo caso, garantire la possibilità di avere tutti i documenti rilevanti per la valutazione del possesso da parte dell'operatore economico e dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere speciale richiesti e documentabili tramite accesso a banche dati pubbliche
che hanno messo, che metteranno a disposizione le loro banche dati stesse. Questa sarà sicuramente, e mi sembra di aver capito che la prossima data dalla quale, diciamo, il sistema dovrebbe in qualche modo funzionare meglio rispetto a quello attuale, abbiamo tutti anche qui ben evidenti le criticità, le difficoltà di visualizzazione anche banalmente del singolo fascicolo, sia lato stazione appaltante che lato operatore economico, il discorso dell'autorizzazione all'accesso, piuttosto che il caricamento materiale dei documenti che non sono direttamente riconducibili a banche dati. Ecco, questo sarà sicuramente il valore aggiunto maggiore. In parte lo abbiamo visto con il fascicolo virtuale 1.0, chi di noi insomma opera quotidianamente con i contratti sa qual è stata la semplificazione connessa con il fascicolo, addirittura la possibilità di attivare in automatico la richiesta dei documenti presenti già nel sistema senza necessità di fare aggiungi richiesta indicando i dati anagrafici piuttosto che altro dell'operatore economico. Ecco, il fascicolo virtuale 2.0 sarà sicuramente il valore aggiunto maggiore, e lato stazioni appaltanti e lato operatori economici, quando avrà raggiunto la sua piena operatività. In questa fase abbiamo delle difficoltà, sono evidenti, io invito sempre i colleghi a, diciamo, far buon viso al cattivo gioco e cercare in qualche modo di trovare delle soluzioni. Banalmente chiamare il nostro operatore economico e chiedere se ha avuto o ha subito un controllo da parte di altre stazioni appaltanti per acquisire in maniera indiretta la documentazione valutata e ritenuta ancora in vigore della stessa stazione appaltante al fine di velocizzare le operazioni. Sappiamo il problema collegato al CIG che attiva il fascicolo e alla data di aggiudicazione che è invece richiesta dalla scheda D3 alla D5, che sono connessi in realtà ad affidamenti diretti. Anche queste sono, diciamo così, delle criticità che in qualche modo si sta cercando di superare. In Consip c'è, diciamo, il trucchetto di avviare magari la richiesta di offerta piuttosto che la richiesta di preventivi senza attivare lo slash del CIG. In altri casi bisognerà dialogare con le nostre piattaforme per verificare se anche le loro funzionalità consentono di avviare l'acquisizione del CIG in una fase antecedente a quella dell'attivazione della scheda D3 a D5, in modo da mettere a sistema il CIG ai fini appunto dell'attivazione del fascicolo virtuale e quindi dell'effettuazione dei controlli che, ricordiamo, per gli affidamenti sopra a 40.000 euro è necessario venga fatta prima di procedere con l'aggiudicazione, non essendo più disponibile appunto la procedura dell'aggiudicazione provvisoria o non efficace perché non completa della fase di esecuzione dei controlli. Anche per questa parte del nuovo processo di digitalizzazione abbiamo la prassi, la delibera 262 emanata da ANAC, che in qualche modo raccoglie l'elenco di nell'allegato della stessa delibera, l'elenco delle certificazioni e dei documenti che a regime saremo in grado di acquisire e di rendere disponibili per le nostre attività. L'ultimo, diciamo così, tassello del sistema, ma in realtà quello più importante, è stato quello delle piattaforme digitali. In questo senso, ripeto, rimarco la necessità che tutte le stazioni appaltanti si rendano conto che hanno necessità di acquisire queste piattaforme, di verificare se, come suggerito da ANAC e come riportato peraltro anche nello stesso articolo 25 che qui vi ho segnalato, verificare la possibilità di utilizzare le piattaforme di altre stazioni appaltanti. Questa è una verifica da fare immediatamente, ma anche lato stazione appaltante concedente, perché spesso i nostri contratti, i nostri documenti che attestano la disponibilità della piattaforma, quelli che abbiamo utilizzato per
censirci entro il 31 gennaio presso l'ANAC sono licenze d'uso e quindi potrebbe non esserne consentita la messa a disposizione a favore di soggetti terzi che non sono parti del contratto. Ecco, questa è un'attenzione che peraltro abbiamo sollecitato anche lato Ministero, che ha il tavolo aperto con i gestori e con i titolari delle piattaforme proprio per verificare se ci possano essere dei blocchi da questo punto di vista che rendano difficoltoso poi anche per i comuni più piccoli dotarsi di una infrastruttura che, ripeto, a questo punto è vitale per consentire la piena attuazione del processo di digitalizzazione. La terza delibera che vi segnalo come prassi e modalità operativa è quella che ha attivato, o meglio, che ha determinato le modalità per arrivare alla pubblicità a valore legale degli atti trasmessi tramite le piattaforme. Ci siamo riusciti, francamente non ci speravo, ho visto l'assalto alla diligenza che è stata fatta in sede di decreto legge di mille proroghe prima e di decreto legge adesso da parte delle lobby della carta stampata. Siamo riusciti a superare sia la Gazzetta Ufficiale che i giornali con gli obblighi di pubblicazione relativi. Paghiamo chiaramente lo scotto di questo perché il sistema non è immediatamente, diciamo così, disponibile con i tempi che forse ci aspettavamo. Abbiamo visto le difficoltà a volte di leggere o comunque di vedere, verificare qual è la effettiva data dalla quale risulta la trasmissione del nostro avviso piuttosto che nel nostro bando al sistema, quello che poi, ripeto, vale per il rispetto banalmente dei termini previsti dagli articoli 70, 71 e seguenti per la richiesta di offerte piuttosto che delle candidature, ma anche appunto il decorso dei termini di impugnazione previsti dall'84 dall'articolo 25. Questo perché chiaramente è un sistema nuovo, anche la visualizzazione spesso è difficoltosa e in questo senso dobbiamo stare attenti al richiamo che ci ha fatto ANAC sui link e sulle modalità che abbiamo adottato per mettere a disposizione degli operatori economici la documentazione di gara. Da questo punto di vista vi prego di fare attenzione perché è un problema spesso sottovalutato, nel senso che noi siamo abituati a operare all'interno delle piattaforme, carichiamo i documenti, laddove il documento abbia un peso eccessivo siamo abituati a linkarli come documento scaricabile. Spesso questo link non è un link di fatto aperto e ce ne accorgiamo andando a guardare, diciamo così, la nostra procedura lato cittadino, lato operatore economico, per cui puntando sulla nostra pagina di amministrazione trasparente o quella che utilizziamo, diciamo così, per scaricare e mettere a disposizione i documenti di gara, se clicchiamo sul link documentazione di gara piuttosto che sul simboletto che indica la possibilità di scaricare, vediamo che si attivano delle maschere di autenticazione. Ecco, questo non è corretto, quindi prestiamo attenzione a questa parte che rischia di inficiare poi anche il decorso dei termini e chiaramente anche la corretta definizione delle scadenze poste nell'avviso piuttosto che nel bando. Sul piano poi dei link e dei collegamenti non posso esimermi da sottolinearvi purtroppo questo contenuto della delibera 264 che ha, diciamo così, riassunto, vi invito a guardare bene l'allegato, io stessa ero in corsa in un errore perché avevo scaricato l'allegato della delibera 264 modificata dalla 601 nell'immediatezza della sua pubblicazione sul sito di ANAC, salvo poi circa 10 giorni dopo trovare un allegato che era notevolmente diverso. Da PDF si è passato in Excel e come avrete visto c'è tutta la parte degli atti oggetto di pubblicazione che era sfuggita nella prima stesura dell'allegato 1 della delibera. Però questa delibera, diciamo che riporta al suo interno un onere non da poco, in questo senso
quando ho parlato di unicità del luogo di pubblicazione, ho detto forse qui dobbiamo ancora un po' lavorarci, quantomeno per cercare di trovare tramite le piattaforme quando e se a sistema anche per i microaffidamenti dovremo passare per loro piuttosto che per Consip per acquisire il CIG stesso. In questa fase, negli altri casi, perché? Perché l'articolo 3.3, il paragrafo 3.3 di questa delibera ci reinvita nuovamente a dare evidenza sulle nostre pagine di amministrazione trasparente del link che punta alla parte della PCP, della banca dati, dove sono contenute le informazioni che via via trasmettiamo a seconda della fase di vita della fase del ciclo vita del contratto che abbiamo e che quindi possono essere consultate immediatamente dal cittadino, dall'operatore economico, da chiunque abbia interesse a visualizzare quei dati stessi. Ecco, questo è un lavoro che dovremmo fare, ripeto, o con le piattaforme, non so quanto sia possibile farlo con Consip, poi magari sfrutteremo questa fase di formazione anche per dialogare con i sistemi di Consip, perché ad oggi dovrebbe essere un sistema manuale che andando in PCP, andando ad acquisire i dati aperti che ANAC pubblica, andando a cercare il nostro CIG, mettendo i filtri del motore di ricerca a disposizione, ecco, dovremmo copiare quel link e riportarlo in maniera quasi da elenco della spesa sotto la nostra pagina di amministrazione trasparente, fase attività che dobbiamo dire soprattutto per i microaffidamenti rischia di essere particolarmente onerosa, ecco, è qualcosa di cui dovremo sicuramente parlare nei prossimi tavoli che ci saranno messi a disposizione da ANAC per superare, ripeto, per valutare quelle che sono le criticità e cercare una soluzione operativa il più possibile soddisfacente per tutti. Altro aspetto a cui vi invito a prestare attenzione è il processo di certificazione, o meglio, quali fasi del ciclo di vita dei contratti le piattaforme che sono presenti sul registro detenuto da ANAC hanno concluso e quindi hanno certificato. Se andate a vedere l'elenco disponibile anche qui nella pagina dei dati aperti di ANAC con il registro delle piattaforme, vedrete che cliccando sulla singola piattaforma e scorrendo l'elenco, non tutte hanno tutte le fasi certificate e all'interno delle singole fasi le attività che poi corrispondono banalmente ai codici delle 128 e oltre schede ANAC Form che ci servono per trasmettere i dati alla banca dati e quindi assolvere poi sia agli obblighi di pubblicazione e trasmissione che di trasparenza. Quindi come vedete il processo di certificazione non è un processo concluso, è un processo ancora in corso. In alcuni casi abbiamo anche le piattaforme regionali che fanno da gestori di piattaforme private in forma di riuso. Quindi prestate attenzione a questo elenco perché potrete quindi vedere che in alcuni casi non avete ancora a disposizione una piattaforma che è in grado di assistervi per tutte le fasi del ciclo vita dei contratti e questo deve essere evidenziato ed eventualmente anche tracciato documentalmente anche per eventuali controlli che dovessero intervenire in questa fase. Non penso che ci saranno perché ANAC è la prima, penso, a rendersi conto delle difficoltà che stiamo incontrando e quindi immagino che ci sarà un occhio assolutamente di riguardo in questa prima fase, al di là chiaramente della necessità di sottolineare l'obbligatorietà e la non procrastinabilità di certe scelte e di certe modifiche della nostra attività amministrativa. E gli ultimi, diciamo così, documenti a cui faccio riferimento, anche qui per crearvi il panorama di tutte le indicazioni operative che, ripeto, in questa fase per fortuna sono in capo ad ANAC e quindi possono essere gestiti con strumenti di soft law, è la delibera 584 che
ha rifatto un attimo il punto su quelli che sono gli obblighi di acquisizione del CIG anche in relazione al pagamento del contributo e quindi collegati comunque a obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati non necessariamente comportanti il pagamento del contributo richiesto da ANAC. Analogamente la 585, che anche qui in coerenza con la precedente ha rifatto un po' il punto sulla tracciabilità, quindi sugli obblighi che derivano dalla legge 136/2010 e che quindi sono corollario in alcuni casi dell'obbligo di acquisizione del CIG proprio per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, a prescindere che il singolo contratto, il singolo affidamento, la singola procedura ricada o meno pienamente nell'ambito di applicazione del codice stesso per quanto riguarda le regole di scelta del contraente piuttosto che i contratti stessi. Ho richiamato anche qui appunto uno dei primi comunicati emergenziali, chiamiamoli così, adottati da ANAC per cercare di superare le problematiche che erano state segnalate da tutte le stazioni appaltanti, in particolare anche da noi di ANCI e di IFEL, per riepilogare poi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e che in qualche modo costituiscono appunto il panorama complessivo del processo di digitalizzazione. Acronimi che dobbiamo imparare a riconoscere al volo anche per capire di cosa stiamo parlando, quindi la piattaforma digitale nazionale dei dati, la banca dati nazionale, la piattaforma dei contratti pubblici che a sua volta, ripeto, è un sottosistema del sottosistema e che in qualche modo fa da collante delle varie informazioni, il fascicolo virtuale dell'operatore economico, le singole piattaforme digitali di approvvigionamento messe a disposizione e dai soggetti aggregatori e dalle regioni o da gestori privati, la piattaforma unica per la trasparenza che raccoglie appunto tutte le informazioni richiesteci ai sensi del 33 e quindi sono, diciamo così, lo strumento dell'accessibilità dell'informazione dal punto di vista dell'accesso civico generalizzato e poi la piattaforma pubblicità valore legale con le sue interconnessioni con il TED ai fini delle pubblicazioni dei nostri bandi di gara. All'interno ancora troviamo l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, anche questo sistema che conosciamo benissimo ormai da quando abbiamo dovuto cominciare a prendere i centri di costo per prendere i CIG, fino ad arrivare al casellario informatico e all'anagrafe degli operatori economici, quest'ultimo, diciamo così, è la parte della banca dati che è un po' più indietro e che risente di molte difficoltà, si è vista alcune segnalazioni che hanno fatto sia le associazioni degli operatori economici che le stesse SOA sulle difficoltà del caricamento dei documenti nell'ambito degli spazi messi a disposizione degli operatori economici stessi piuttosto che delle società di attestazione. Questa è l'altra slide che insieme a quella ben più articolata e complessa che ci ha mostrato la consigliera Corrado all'inizio, fa un po' vedere qual è la filosofia di fondo, qual è il sistema sotteso al nuovo processo di digitalizzazione con i vari attori, i vari soggetti, le banche dati e i sistemi di interoperabilità che dovrebbero dialogare tramite appunto le piattaforme di negoziazione piuttosto che la piattaforma digitale. Vi segnalo poi anche qui in maniera operativa i nuovi alcuni siti di interesse e che rendono un po' più semplice l'approccio ai nuovi servizi digitali, in particolare a quelli messi a disposizione da ANAC. Cercate su internet portale anticorruzione perché vi porta a questa pagina che in maniera selettiva, selezionando l'area di interesse contratti pubblici, vi dà già in prima lettura l'accessibilità ai servizi principali e alle sezioni principali della PCP che ci sono di particolare interesse, quindi la pubblicità a valore legale, la piattaforma contratti pubblici e i fascicoli virtuali dell'operatore economico nelle due versioni 1.0 e 2.0. L'altro link importante è quello raggiungibile dalla prima pagina di ANAC, portale dati aperti, dove trovate appunto i dataset delle varie tipologie di dati raccolti e messi a disposizione da ANAC anche in virtù
dell'attività che svolgiamo noi quotidianamente di caricamento e invio dei dati. In particolare, vi segnalavo il registro delle piattaforme certificate, dove potete fare quell'approfondimento che vi ho invitati prima a valutare sulle capacità delle nostre piattaforme, delle piattaforme in uso, di rispondere appieno alle esigenze di digitalizzazione di tutta la fase del ciclo vita dei contratti. La parte analytics, dove troviamo l'elenco con, utilizzando gli opportuni filtri di ricerca, della possibilità appunto di vedere quelli che effettivamente sono i dati visibili a seguito della nostra trasmissione. E poi qui ci sono le vecchie videate dei nostri file XML inviati a fine anno con la 190, e la parte dell'in-house che era relativa al periodo in cui bisognava trasmettere, diciamo così, le indicazioni sugli affidamenti in-house. Io avrei finito questa illustrazione. Come vi ha detto la dottoressa Verrelli, questa prima giornata è di illustrazione di quello che sarà, diciamo così, il processo formativo delle prossime giornate. Tutte le questioni, le domande, i ticket che verranno aperti saranno vagliati e sicuramente saranno la base per tarare e indirizzare al meglio l'attività formativa che, come avrete visto, interesserà poi gli ulteriori attori del processo di digitalizzazione CONSIP, quindi con una particolare attenzione alle modalità per le negoziazioni, che siano le ordini diretti di acquisto, le trattative dirette, le richieste di preventivi, piuttosto che le RDO semplici o complesse. Lato ANAC, per spiegarci bene i contenuti delle schede, che come vedrete si sono ulteriormente modificati. C'è stato un rilascio proprio lo scorso fine settimana di una release, quindi abbiamo trovato banalmente anche nell'interfaccia web PCP delle modifiche su alcune, diciamo così, voci utilizzabili per questa prima fase in relazione ad alcuni appalti esclusi dall'acquisizione del codice, e così come ci sarà poi uno spazio molto pratico proprio per cercare di raccogliere e mettere insieme tutte le criticità, ripeto, che abbiano un carattere, un interesse generale e che non siano purtroppo collegate magari a disfunzioni della singola piattaforma piuttosto che del singolo sistema, proprio per cercare di migliorare l'ambiente di sistema e di servizio del processo di digitalizzazione. Io avrei finito, non so. Grazie, Anna, dottoressa Massi. Sì, le lasciamo anche un attimo per prendere respiro. Ha parlato, insomma, ha condiviso con noi tanto, insomma, di importante. Io intanto ci avviamo in questa fase di chiusura in cui andiamo a definire quelle che sono, appunto, di riepilogo quanto è emerso finora. Molte le domande che sono arrivate, cari relatori, sono oltre 55, molte sono tecniche, quindi rappresento a tutti i colleghi che ci stanno seguendo che l'articolazione del programma didattico, quindi tutto il ciclo di webinar di cui questo era apertura, troverà poi dei momenti di carattere molto più operativo e con un taglio specifico all'interno degli eventi che seguiranno questa prima giornata. Rappresento inoltre che anche questo è emerso, diciamo, nelle restituzioni dei colleghi che ci seguono, sarà possibile visualizzare i materiali didattici, quindi le slide della dottoressa Massi, ad esempio, e la registrazione all'interno della piattaforma. Non siete riusciti ad entrare tutti in questa diretta. Tante, diciamo, sono state le rappresentazioni che ci sono arrivate a diverso titolo, anche online. Non è un problema, il percorso formativo potete seguirlo in asincrono e la registrazione, con quanto condiviso dai relatori di oggi, e le slide saranno rese disponibili. Inoltre ringrazio i partecipanti che hanno, lo condivido a beneficio dei relatori, hanno posto delle domande che, diciamo, sono state quotate anche all'interno del webinar come più interessanti da diversi utenti, quindi si segnala una ricorrenza di contenuti, si segnalano dei bisogni condivisi
da dei colleghi che ci seguono da parte di tutto il territorio, su tutto il territorio nazionale e a dimensione diversa, chiaramente. Quindi questo percorso è un percorso che, come dicevate voi all'inizio, accomuna e di cui, questo ve lo restituisco, si sentiva un gran bisogno anche rispetto a quello che è emerso, diciamo, nella chat. Il prossimo appuntamento di questo percorso sarà con ANAC, appunto, mercoledì mattina, sempre alle 9:30, con la stessa modalità con cui avete effettuato l'accesso oggi, quindi sempre dalla piattaforma di progetto all'interno del piano della formazione nazionale sugli appalti. Io vi ringrazio tutti i relatori, torno in plenaria per visualizzazione affinché, insomma, possa salutarvi e ringraziarvi ancora da parte anche degli utenti che hanno, diciamo, apprezzato il vostro interesse e l'ascolto che avete comunque condiviso rispetto alle problematiche concrete che regioni, province, comuni e soggetti nominati a diverso titolo hanno potuto rappresentare con questa occasione. Grazie a tutti. Buona continuazione. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buona giornata e buon lavoro a tutti.